Queste sono le ultime immagini di Alexei Navalny in vita durante un'udienza in tribunale che si è tenuta giovedì 15 febbraio. L'annuncio della morte di Navalny è arrivato venerdì dalle autorità di Mosca. La moglie ha appreso la notizia mentre si trovava in Germania per una conferenza sulla sicurezza e ha reagito lanciando un appello all'unità rivolto alla comunità internazionale. Я хочу призвать все мировое сообщество, всех находящихся в этом зале, людей во всем мире, чтобы мы вместе сплотились и победили это зло, победили ужасающий режим, который сейчас в России. И этот режим и Владимир Путин должны понести персональную ответственность за все те ужасные вещи, которые они делают с моей страной, с нашей страной России в последние годы. Secondo il servizio penitenziario russo, Navalny, che era detenuto in un carcere situato nel circolo polare artico, si è sentito male durante una passeggiata, ha perso conoscenza e non è stato possibile rianimarlo. Le cause del decesso sarebbero in corso di accertamento. Navalny, 47 anni, era in carcere dal gennaio del 2021, stava scontando una condanna a 19 anni per estremismo e frode, che però, secondo il principale oppositore politico di Vladimir Putin, era in realtà stata dettata da motivazioni politiche.